Pollegioni, dunque, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Allora, questo luogo, bisogna fare un percorso un attimo all'indietro, bisogna precisare che il problema è un problema di viabilità, c'è un pericolo a ridosso della rotatoria che da via Moriconi gira poi per via Papini. E il pericolo è soprattutto per le autovetture che dallo stop di via Papini si immettono nella rotatoria, che non vedono arrivare le autovetture che arrivano da via Moriconi, perché hanno tra l'altro una copertura con i pannelli antirumore. Quindi bisogna prendere dei provvedimenti. Allora, questo ha comportato che c'è stata una segnalazione da parte dei cittadini nel maggio del 2022, e dopodiché c'è stata un'ulteriore segnalazione da parte mia, perché non avevamo avuto risposte soddisfacenti, al sindaco e per conoscenza al prefetto. Da questa segnalazione non ho avuto risposte. Avendo dei dubbi e conoscendo il percorso di questo progetto, ho chiesto all'assessorato ai lavori pubblici quale fosse la competenza di questa strada, e l'assessorato proprio ieri mi ha risposto, come comunque prevedevo, che la competenza è della società Autostrade per l'Italia, perché questo percorso è stato costruito dalla società Pavimental per la società Autostrade. Quindi non è ancora passato al comune di Fano, ora quali possono essere i passaggi? Allora, io ho fatto questo, ho fatto quello che secondo me avrebbe dovuto fare l'amministrazione comunale e il sindaco, perché noi l'abbiamo messi a conoscenza da tempo di un pericolo. Tra l'altro, noi qui abbiamo avuto tempo fa una triste disgrazia, e quindi vorremmo evitarne altre. Io comunque ho chiamato la società Autostrade per telefono, sono stati molto gentili, mi hanno dato tutte le indicazioni di quello che avrei potuto fare, ho inviato loro ieri subito dopo una segnalazione dove ho fatto anche delle proposte, e adesso attendiamo quello che saranno i risvolti, sperando che questa situazione venga risolta quanto prima.